Buongiorno e buona domenica, cari telespettatori di Padre Pio TV. Buona domenica e benvenuti a Pasqua con chi vuoi. Vi accogliamo oggi dal sagrato, o meglio dalla chiesa a cielo aperto di San Pio da Pietrelcina. Dici bene, Valeria, chiesa a cielo aperto, interamente pavimentato con pietra di apricena, che è praticamente fatto nello stesso materiale con cui è fatta anche la chiesa all'interno. Questo simboleggia proprio lo stretto legame tra il sagrato e la chiesa. Un'altra particolarità del pavimento è che è stato realizzato appositamente in leggera pendenza proprio per invitare i fedeli ad entrare dentro la chiesa. Entrando verso la chiesa, sulla nostra destra, possiamo trovare un prolungamento del giardino dove Padre Pio usava spesso passeggiare. Ma Valeria, non sveliamo tutto perché la nostra puntata è ricchissima di sorprese. Va bene, mi fermo con piacere per dare la linea alla nostra Elisabetta Campanella. A te la linea! Ciao a tutti! Oggi, dato che è l'ultima puntata e siamo giunti alla fine di questo bel percorso, ho deciso di parlarvi di un film, che non è proprio un film, che porta con sé un messaggio molto importante e che vorrei ricordare a tutti, soprattutto in questo periodo molto particolare. Quello di cui sto parlando è un film d'animazione Disney Pixar ed è Soul, di Pete Docter e Ken Powers, uscito nel 2020. Il film racconta la storia di un direttore di una banda musicale delle scuole medie afroamericano che insegue il suo sogno, ovvero quello di produrre musica e non di insegnarla. La sua vita sembra prossima a una grande svolta quando viene chiamato ad occupare un posto in una band jazzista molto famosa, ma proprio la sera del suo debutto, preso da un grande entusiasmo, cade in un tombino. Da qui si svolgono tutta una serie di vicissitudini che porteranno il protagonista ad avere una visione completamente diversa della vita, che poi alla fine è il messaggio che il film vuole lasciare, ovvero che la vita non si riduce tutta al solo scopo della realizzazione di se stessi o alla soddisfazione delle nostre aspettative sulla nostra vita o quelle degli altri. Questa sorta di ossessione verso la realizzazione ci fa quasi perdere il senso della vita, che certo comprende anche la realizzazione personale, ma è soltanto una piccola parte del grande show della vita. Detto questo, fine del momento filosofico. Le voci dei due personaggi principali sono di Neri Marcorè, quella di Joe il musicista, e di Paola Cortellesi, quella di 22. E ora un po' di curiosità. Inizialmente c'era molta indecisione su che professione affidare al protagonista e prima di optare per il mestiere del musicista è stato addirittura preso in considerazione il lavoro dello scienziato, ma non risultava abbastanza empatico. Una volta deciso che Joe sarebbe stato musicista, la scelta è subito ricaduta sulla musica jazz per la sua capacità di emozionare e di creare atmosfere. E da lì il passaggio è stato automatico nel decidere che Joe sarebbe stato afroamericano, proprio per le radici della cultura jazz. Soul è il primo film della Pixar a presentare un protagonista afroamericano. Il regista, per rendere al meglio e soprattutto senza stereotipi la cultura jazz e quella afroamericana, si è servito di un gruppo di consulenti culturali, tra cui il coregista Powers, che ha dichiarato di aver inserito molti elementi della sua vita personale all'interno del personaggio di Joe. Inizialmente, Powers era stato ingaggiato come co-sceneggiatore, ma per il suo ampio contributo alla realizzazione del film è stato poi assunto a co-regista. E questo lo ha reso il primo regista afroamericano della Pixar. Inizialmente il film sarebbe dovuto uscire nelle sale a partire dal 19 giugno 2020, ma poi, come tutti ben sappiamo, con la pandemia sono cambiate un po' di cose. Quindi è stato deciso di pubblicare il film sulla piattaforma Disney Plus a partire dal 25 dicembre 2020, ovviamente senza dover pagare nessun sovrapprezzo rispetto all'abbonamento, come invece era successo per Mulan. O Mulan. Il film si muove su una logica di integrazione e normalizzazione di un contesto in cui tutte le varie etnie sono rappresentate in modo spontaneo. Ad esempio, la preside della scuola è latina, la dottoressa dell'ospedale in cui è ricoverato Joe è indiana e la violoncellista della band è asiatica. Generalmente questi personaggi sono sempre stati marginali e fortemente stereotipati, al contrario di quest'opera in cui anche i personaggi secondari sono studiati e caratterizzati come se fossero personaggi principali. I colori dell'antemondo sono ispirati alle prime luci dell'alba, con colori pastello molto brillanti e lucenti. Il regista, a proposito, ha dichiarato che mondi come questi sono molto divertenti da realizzare, ma anche molto difficili, perché principalmente potrebbero essere qualsiasi cosa. E ora è arrivato il momento dell'ultima, e questa volta davvero ultima, curiosità.
Sulla realizzazione di questo film è stato creato anche un documentario chiamato Soul Improvvisazione, in cui si racconta come il team della Pixar sia riuscito a completare la produzione di questo film nei tempi prestabiliti durante il periodo più difficile della pandemia. Il documentario è stato rilasciato su Disney Plus come extra insieme al film, quindi se vi interessa approfondire questa vicenda potete trovarlo lì. Bene, detto questo, voglio ringraziare tutti coloro che sono dietro le quinte di questo progetto che lo hanno reso possibile. E poi ovviamente voglio ringraziare tutti voi che ci avete tenuto compagnia durante questo periodo. E per richiamare il messaggio del film, auguro a tutti una buona vita. Grazie Elisabetta per queste settimane passate insieme e per il tuo prezioso contributo che ci ha fatto entrare proprio nel mondo del cinema. Grazie ancora. Sì Giuseppe, ma prima mi hai interrotto. Io più mi guardo intorno e più trovo questo posto davvero incantevole. Guarda, ci sono 12 vasche dove scorre l'acqua formando delle piccole cascate, simbolo del fiume Giordano dove Gesù è stato battezzato, e queste vasche uniscono il vecchio santuario con il nuovo. Sì Valeria, cosa dire dei 24 alberi di ulivo? 12 alberi simboleggiano gli apostoli e altre 12 i profeti, e insieme creano davvero un'atmosfera straordinaria. Sul lato opposto possiamo vedere un monumentale colonnato che collega il piano inferiore della chiesa con il sagrato. Invece sul muro dietro possiamo vedere delle sculture in pietra con 8 aquile che volano proprio verso il santuario. Tra le prime 9 colonne ci sono 8 campane. Ad ogni campana è stato dedicato un santo dove possiamo trovare la sua immagine ed ogni campana ha un suono diverso. Accanto alle campane possiamo trovare un'altissima croce di circa 40 metri e larga di 10 metri. Per la sua maestosa altezza viene vista diversi chilometri prima di giungere qui a San Giovanni Rotondo. Sì, Valeria, ma adesso vogliamo collegarci con Fra Michele Lombardi, che in queste settimane con le sue parole ci ha accompagnati e guidati. A te la linea, Fra Michele. Oggi la Domenica della Santissima Trinità e festeggiamo l'originalità della nostra religione cristiana. Infatti la nostra religione si distingue dalla religione ebraica da cui nasce perché crede in un solo Dio e si distingue da tutte le altre religioni pagane che credevano in più dei. La nostra religione crede in un Dio trino ed uno, ed è questa l'originalità. È sempre stato difficile anche per gli studiosi spiegare questa realtà del nostro credo. E oggi sentiremo qualche parola di Don Tonino Bello, che ci sa spiegare benissimo e anche in maniera semplice questo grande mistero. Carissimi fratelli, l'espressione me l'ha suggerita Don Vincenzo, un prete mio amico che lavora tra gli zingari, e mi è parsa tutt'altro che banale. Venne a trovarmi una sera nel mio studio e mi chiese che cosa stessi scrivendo. Gli dissi che ero in difficoltà perché volevo spiegare alla gente, ma in modo semplice, così che tutti capissero, un particolare del mistero della Santissima Trinità, e cioè che le tre persone divine sono, come dicono i teologi con una frase difficile, tre relazioni sussistenti. Don Vincenzo sorrise, come per compatire la mia pretesa, e comunque per dirmi che mi cacciavo in una foresta inestricabile di problemi teologici. Io però aggiunsi che mi sembrava molto importante far capire queste cose ai poveri, perché se il Signore ci ha insegnato che, stringi stringi, il nucleo di ogni persona divina consiste in una relazione, beh, qualcosa ci deve essere sotto. E questo qualcosa è che anche ognuno di noi, in quanto persona, stringi stringi, deve essere essenzialmente una relazione. Un io che si rapporta con un tu, un incontro con l'altro. Al punto che se dovesse venir meno questa apertura verso l'altro, non ci sarebbe neppure la persona. Un volto, cioè, che non sia rivolto verso qualcuno, non è disegnabile. Colsi l'occasione per leggere al mio amico la paginetta che avevo scritto. Quando terminai, mi disse che con tutte quelle parole la gente forse non avrebbe capito nulla. Poi aggiunse: «Io ai miei zingari sai come spiego il mistero di un solo Dio in tre persone? Non parlo di uno più uno più uno, perché così fanno tre.
parlo di uno per uno per uno. E così fa sempre uno. In Dio, cioè, non c'è una persona che si aggiunge all'altra e poi all'altra ancora. In Dio ogni persona vive per l'altra. E sai come concludo? Dicendo che questo è una specie di marchio di famiglia, una forma di carattere ereditario così dominante in casa Trinità, che anche quando è sceso sulla terra, il Figlio si è manifestato come l'uomo per gli altri. Quando Don Vincenzo ebbe finito di parlare, di fronte a così disarmante semplicità, ho lacerato i miei appunti. Peccato, perché tra l'altro avevo scritto delle cose interessanti, per esempio che l'uomo è icona della Trinità. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. E che pertanto, per quel che riguarda l'amore, è chiamato a riprodurre la sorgività pura del Padre, l'accoglienza radicale del Figlio, la libertà diffusiva dello Spirito. Ero ricorso anche a ingegnose immagini, come quella del pozzo di campagna, la cui acqua sorgiva viene accolta in una grande vasca di pietra e di cui in mille rigagnoli va a irrigare le zolle. Ma forse Don Vincenzo aveva ragione. Avrei dovuto spiegare molte cose, sicché ho preferito trattenere questa sola idea, che come le tre persone divine, anche ogni persona umana è un essere per, un rapporto o, se più chiaro, una realtà dialogica. Più che interessante, cioè, deve essere interessente. Torniamo insieme a Pasqua con chi vuoi. Giuseppe, presi dall'incanto di questo meraviglioso posto, abbiamo dimenticato di ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto attraverso i nostri social, Facebook Accoglienza Giovani Padre Pio, YouTube ed Instagram Padre Pio TV. Sì, è vero Valeria, ci hanno seguito e sostenuto in questa bellissima esperienza, perché diciamolo, è difficile oggi parlare ai giovani. Noi siamo più abituati, diciamo, ai social, quindi Facebook, storie Instagram, messaggi, telefonate, ma forse queste ultime cose che ho detto in quest'ultimo anno ci hanno un po' allontanato. E il nostro intento era proprio questo, abbattere queste barriere, parlare da giovani a giovani, con le parole, con i gesti e soprattutto con il sorriso. Sì, Valeria, speriamo che nel nostro piccolo ci siamo riusciti. E prima abbiamo parlato di sorriso, adesso voglio andare da una persona che, nonostante la mascherina, ha sempre sorriso. Sto parlando di Suor Giulia. A te la linea. Bentrovati carissimi amici. Oggi siamo giunti all'ultimo dei nostri appuntamenti e siamo nella grande solennità della Santissima Trinità. Allora mi piacerebbe con voi guardare a questo grande mistero attraverso lo sguardo, il vissuto e il pensiero dei nostri giovani. Mi trovo qui in una delle strutture simbolo dell'impegno a favore dei giovani del nostro territorio, il patronato Pio X, una struttura a favore della loro formazione e della loro crescita integrale. E allora proviamo a capirne qualcosa di più insieme ad alcuni dei nostri amici. Venite con me! Allora do subito la parola a Francesco, insegnante ed educatore, e gli chiederei, in base alla sua esperienza con i giovani, qual è il rapporto appunto dei giovani con la fede. Ciao a tutti. Se penso ai giovani, penso all'oratorio. Qui quotidianamente, settimanalmente, si trovano decine e decine di giovani come luogo di aggregazione, come esperienze parrocchiali che offriamo. Quello però che si nota dall'esterno ma anche dall'interno è come questi giovani si ritrovino più come spirito di aggregazione, come voglia di far gruppo, mentre molto spesso, diciamo,
le loro domande, i loro interrogativi sulla fede vengono un po' messi in secondo piano. Sono pochi quei giovani che si interrogano sulla loro fede, e quei pochi che lo fanno spesso si ritrovano a non condividere queste domande o queste risposte con i loro amici, un po' per vergogna, sentendosi un po' soli. Ecco, diciamo come conclusione che il giovane medio sente un po' la fede, l'esperienza di fede, come una cosa un po' da adulti, una cosa che li attira e li attrae poco. Bene, allora lasciamo subito la parola ad alcuni di loro. Chiederei ai nostri amici di presentarci e di dirci un po' chi sono. Ciao a tutti, sono Lorenzo, 23 anni, da poco mi sono laureato a Venezia e poi si continuerà a studiare. Ciao a tutti, sono Vittorio, 23 anni e sono studente di giurisprudenza. Allora carissimi, se dovessi chiedervi a bruciapelo, cosa pensate quando dico Trinità? La risposta è quella un po' più immediata, imparata al catechismo, quindi Padre, Figlio e Spirito Santo. Sì, anche per me la risposta è la stessa, Padre, Figlio e Spirito Santo. E allora, provando ad andare un po' oltre a questa nozione del catechismo, se dovessi chiedervi questo Dio, Trinità, chi è per voi? Per dare una risposta riferita a un Dio un po' più personale, sicuramente mi viene in mente l'esperienza di un pellegrinaggio in Francia sulle orme di Charles de Foucault, quindi mi viene in mente una grande entità di bene da cui attingere. Sì, la mia esperienza di Dio, diciamo inteso come Dio cristiano, si ferma soprattutto al catechismo, quindi alla terza media, poi in un percorso diciamo, per capire meglio il mio personale percorso di fede mi sono un po' allontanato da questo Dio e c'è più invece una questione di spiritualità. E allora questo Dio cosa dovrebbe fare per voi? Cosa vi aspettate da Lui? Beh, credo Dio abbia già fatto abbastanza per me, quindi credo che Lui abbia dato a me quelle capacità da applicare nella vita di tutti i giorni, nel quotidiano. Sì, ancora una volta per me viene difficile parlare di Dio in sé, ma posso dire che quello che secondo me è la funzione della religione principale, una funzione di tipo sociale, una funzione di offrire un messaggio di speranza e di alternativa alle difficoltà della vita terrena, anche le futilità della vita terrena. Bene, carissimi, vi ringrazio di cuore e ringrazio tutti coloro che in queste settimane hanno reso possibili questi collegamenti da Castelfranco, in modo particolare gli amici che si sono lasciati intervistare, coloro che mi hanno aiutato da un punto di vista tecnico, soprattutto il nostro carissimo Don Michael Fobi, ma ringrazio soprattutto voi, carissimi amici telespettatori, senza di voi non sarebbe stato lo stesso. Allora io vi mando un grandissimo saluto e speriamo di vederci presto. Ciao! Grazie Suor Giulia, peccato non poter dire appuntamento alla prossima settimana, ma ti ringraziamo per la tua generosità e professionalità. E sì Giuseppe, dobbiamo ricordarlo, i nostri inviati non sono semplici inviati, ma sono anche cameraman, tecnici dell'audio e hanno montato in modo splendido i loro servizi. Perciò grazie Suor Giulia e ci vediamo presto. Sì Valeria, e come ogni settimana tocca a me adesso presentare il prossimo ospite, colui che è il volto più famoso dell'ufficio pellegrinaggi, colui che tutto puoi chiedere, perché ha sempre la risposta pronta. Parliamo del nostro Carlos Sciarra. Benvenuto Carlos. Benvenuto Carlos. Grazie. Noi ci troviamo davanti il vostro ufficio pellegrinaggio. Vogliamo ricordare quali sono le indicazioni, gli orari per questa nuova apertura? Bene, sì, finalmente torniamo alla normalità. Lo stiamo dicendo già da due settimane e speriamo, ecco, di non doverci rimangiare come l'anno scorso tutte le aspettative che avevamo sul nuovo anno. Sì, adesso pian piano, come avete visto, stiamo riprendendo le nostre attività, del resto non ancora tutto è come dovrebbe essere, no? Di solito il mese di maggio si concludeva con una processione per le vie del paese, la Madonna delle Grazie scendeva in paese a salutare anche la popolazione e ritornava poi nella sua locazione abituale, nella chiesetta antica. Quest'anno ancora non sarà così. E la domanda che spesso tanti mi fanno e a cui non possiamo rispondere è se gli appuntamenti proprio classici, soprattutto la veglia di San Pio per intenderci, o la fiaccolata mariana, che sono un po' i due momenti che hanno sempre caratterizzato gli scorsi anni, riprenderanno.
Non possiamo rispondere a questa domanda. Magari sapessimo con certezza una situazione del genere. Le norme attuali non permettono gli assembramenti anche all'aperto, quindi è normale che per ora, se non cambieranno le cose, per ora non faremo la fiaccolata mariana del sabato sera, e sicuramente per la veglia dobbiamo aspettare. Sapere che cosa succederà da adesso a settembre diventa davvero, davvero difficile, per cui i nostri contatti li sapete, ormai li abbiamo detti all'infinito, quindi ci dobbiamo risentire, questa è l'unica cosa. Tanto noi siamo qui, come vedete, all'ufficio pellegrinaggi apposta per questo, io con i miei colleghi, anche per cercare di rispondere alle vostre domande. Per il resto, la raccomandazione che vi voglio fare, no, in queste domeniche che abbiamo ripreso il flusso, non dico normale, comunque di pellegrini, quindi c'è questa discreta presenza di pellegrini, l'invito che vi faccio è sempre quello: avere un po' di pazienza. Le cose potrebbero cambiare anche da un giorno all'altro, quindi capite bene che non dipende da noi. Man mano che ce lo permetteranno, naturalmente le aperture saranno sempre maggiori. I posti in chiesa sono limitati, soprattutto se durante la settimana si deve celebrare in Santa Maria delle Grazie. Aprire tutto è inutile nasconderselo, anche un costo di gestione, anche una situazione di personale che ancora non rientra, quindi ci dobbiamo venire incontro un po' tutti, dobbiamo avere pazienza. Noi lavoriamo perché voi possiate godere appieno del pellegrinaggio qui a San Giovanni Rotondo, quindi se ci diamo tutti una mano in questa situazione vedrete che ne usciremo sicuramente rafforzati, e sicuramente San Pio ci ricompenserà di tutti i sacrifici che stiamo facendo in questo periodo, perché se veniamo qui naturalmente veniamo anche per la nostra devozione, per il nostro legame con San Pio da Pietrelcina, quindi certo noi di San Giovanni Rotondo, noi dell'Interland siamo stati più fortunati, ce lo siamo goduti un po' di più in questo tempo, e quindi adesso faremo di tutto perché anche voi possiate avere la vostra possibilità. Grazie mille Carlo, sicuramente grazie per la tua presenza settimanale, ma soprattutto per la tua esperienza e professionalità. Grazie ragazzi, è stata veramente una bella esperienza, io vi auguro di continuare e spero veramente che questo sia l'inizio di tanti appuntamenti che possiamo avere insieme. Grazie, grazie. Grazie. E adesso linea alla regia. Torniamo insieme a Pasqua con chi vuoi e soprattutto torniamo con le immagini di questo splendido posto. Avvicinandoci verso la chiesa alle nostre spalle, troviamo il più alto arco sotto il quale si trova una vetrata composta da 19 file verticali e 500 finestre. All'interno della chiesa sono state montate delle speciali tende realizzate dello stesso materiale usato nelle missioni speciali e che questo materiale permette di far entrare sempre più luce. Tutte queste tende insieme creano una grandissima vetrata che rappresenta la scena dell'Apocalisse di San Giovanni. Lo scopo del luogo, con tanto spazio, con i vari alberi di ulivo e con il rumore delle vasche d'acqua, sono stati realizzati proprio per un'accoglienza non solo negli eventi straordinari, ma anche per consentire ad ogni singolo pellegrino di venire qui con un animo libero, nonostante l'incredibile folla di pellegrini, lasciando appunto la confusione del paese e avvicinandosi in modo raccolto e spirituale. E speriamo di vedere nuovamente presto questo luogo pieno di gente, magari già a partire dalla prossima veglia in occasione della festa di San Pio, il prossimo 22 settembre. Ma adesso Valeria, ci spostiamo di qualche chilometro, lo facciamo con il nostro super inviato Pasquale Ciuffereda, che in queste settimane ci ha raccontato di questo posto benedetto da Dio e del legame con San Pio da Pietrelcina. A te la linea. Buona domenica cari amici di Padre PDV, siamo giunti ormai all'ultima puntata, abbiamo camminato queste domeniche uniti con il cuore ed oggi siamo scesi qui all'interno della grotta dell'Arcangelo Michele, qui era la parte storica, la parte antica della grotta alle mie spalle, un luogo unico e speciale, un luogo dove il cuore trova riparo e sollievo. Siamo scesi qui perché io sono consapevole che la vita di fede ha a che fare con un cuore innamorato, un cuore che sa scendere in profondità, sa scendere all'essenziale, che è invisibile agli occhi. E in questa grotta, oltre alla sua tanta bellezza, c'è qualcosa di speciale, qualcosa di unico,
qualcosa che i nostri occhi non riescono a vedere e la si può vedere solo bene con il cuore. Quando l'arcangelo Michele apparve in sonno al vescovo Lorenzo, lui disse queste parole: «La caverna a me è sacra. Ho scelto di abitare questo luogo e di proteggere tutti i suoi abitanti e ho deciso di testimoniare che di questo luogo io voglio essere patrono e custode. Lì dove si spalanca la roccia verranno perdonati i peccati di tutti gli uomini». Ecco, proprio qui risiede la sua specialità, la specialità di questo posto, un luogo non benedetto da mani d'uomo, ma dove l'arcangelo Michele ha scelto lui di costruire la sua casa e di proteggere questo luogo e tutto ciò che accade, solo qui a Monte Sant'Angelo. In questo luogo giungono tante vite provenienti da tutte le parti del mondo per fidarsi ed affidarsi all'arcangelo Michele. In questo luogo, cari amici, Dio ci parla, perché io sono certo che Dio parla ad ognuno di noi con qualsiasi cosa della vita. Ci parla con il suo tocco, con la sua voce, però restano nascosti se noi non siamo disposti ad accoglierli. E qui, nella casa dell'arcangelo Michele, lui ci permette di ascoltare la voce di Dio, perché ci permette di allargare il cuore e dà frutto nelle terre più aride e più dure, nelle terre forse avvolte da tanto dolore. Tanti uomini, tante donne giungono qui per fidarsi ed affidarsi all'arcangelo Michele, perché ognuno di noi non ha bisogno di strade facili da attraversare, ma ha bisogno di qualcuno che cammini con noi nelle difficoltà. E in questo luogo l'amore ci raggiunge, ci permette di camminare nelle difficoltà, e l'amore ci raggiunge se ci facciamo coinvolgere, e per farci coinvolgere all'amore serve tutto di noi, servono i nostri sogni, le nostre debolezze, le nostre paure, le nostre fragilità, e solo in questo modo potremmo raggiungere orizzonti meravigliosi. Ecco, quegli orizzonti che spero che anche noi insieme in queste domeniche abbiamo potuto raggiungere, seppur a distanza ma con questi preziosi mezzi di comunicazione. E alla fine di un percorso la parola più bella da dire è grazie. E il mio grazie vuole tramutarsi in un abbraccio che raggiunge tutti voi che siete stati con noi in queste domeniche, gli operatori che hanno con la loro professionalità e la loro esperienza hanno permesso l'ottima riuscita di questa trasmissione, ai tantissimi ospiti, ai bravissimi presentatori con i quali abbiamo condiviso passi preziosi in queste domeniche. E un grazie speciale vorrei rivolgerlo anche a Fran Nicola, che mi ha permesso di vivere questa esperienza. Lui ha permesso di farmi vivere e condividere questi preziosi passi nelle domeniche che ci hanno accompagnati, per comunicare la bellezza che ci portiamo dentro, la bellezza che ci circonda, la bellezza che viviamo. Io in modo particolare ho vissuto, ho parlato e ho raccontato nella città dei Due Siti UNESCO, abbiamo avuto alcuni collegamenti da Roma. Grazie Fran Nicola, perché sai alimentare i sogni di tanti giovani. E i giovani sono preziosi e il futuro appartiene a chi crede nella bellezza dei propri sogni. Quindi grazie, perché ti prendi cura di tanti giovani. E un ultimo ringraziamento voglio rivolgerlo a te, caro amico, cara amica telespettatrice, che in queste domeniche ti sei lasciata accompagnare dalle nostre parole, dai nostri servizi, dai nostri volti, dai nostri sguardi e dalle bellezze che ci circondano. Grazie, perché sei prezioso, sei preziosa. La tua vita vale tanto. Abbi sempre il coraggio di splendere e di moltiplicare amore e bellezza nella tua vita. Buona domenica a tutti. Grazie Pasquale per i tuoi video e per i tuoi contributi che hanno dato al programma quel pizzico di freschezza e di riflessione che era necessaria. Il 15 maggio, in occasione del mese di Maria e del mese del Santo Rosario che ci sta vedendo protagonisti noi giovani ogni sera, ci è venuto a trovare a San Giovanni Rotondo Don Luigi Maria Epicoco, teologo e scrittore. E Valeria, so che l'ho incontrato e scambiato anche qualche battuta, quindi vediamo il servizio. Don Luigi, sei uno degli uomini di chiesa più noti in Italia. Sei scrittore, teologo, professore e un grandissimo missionario. Spesso ti vediamo in TV e sulla rete, perciò la domanda che ci sorge spontanea è: dove trovi tutto questo tempo e l'energia per questa enorme mole di lavoro?
Non lo so nemmeno io, nel senso che credo che in fondo io mi sento semplicemente un sacerdote che cerca di fare il sacerdote, e quindi il fatto anche di muovermi, di annunciare il Vangelo anche in tanti posti, per me è una grande occasione di ricchezza. Non è qualcosa che mi stanca, è qualcosa che mi ricarica. Per me è un modo attraverso cui io posso dichiarare ancora una volta il mio amore per Gesù Cristo. Noi abitanti di San Giovanni Rotondo conserviamo la memoria e il dolore di due studentesse, Ilaria Placentino e Luciana Capuano, vittime del terremoto che c'è stato nell'aprile 2009. Anche tu hai vissuto in prima persona questo terribile avvenimento, perciò qual è la cosa importante che non dobbiamo mai dimenticare di quella tragedia? Questo pezzo della mia storia è un pezzo molto doloroso. Io penso che la sofferenza non vada mai dimenticata, perché la sofferenza ci umanizza, in fondo ci ricorda che noi dobbiamo rimanere sempre con i piedi per terra e accorgerci che questi eventi o tirano fuori il peggio di noi, oppure ci tirano fuori una parte ancora nascosta. Io spero che questa tragedia ci renda più umani. La luce in fondo è il titolo di uno dei tanti libri che hai scritto. Chiaramente in questo tempo segnato da lutto e limitazioni, la luce che tutti noi ci aspettiamo di ritrovare è quella normalità che avevamo prima del Covid. Pensi che questo obiettivo sia quello che tutto il mondo si aspetta? Sinceramente spero di no, perché sarebbe troppo riduttivo tornare come prima. Noi dobbiamo tornare meglio di prima, cioè questo passaggio dalla grande pandemia del coronavirus deve portarci a una luce diversa, non semplicemente ad avere nostalgia di come eravamo, ma nostalgia di come dovremmo essere. Quindi spero che tutto il mondo abbia nostalgia di una novità. L'iniziativa proposta dal team della pastorale giovanile dei frati minori Cappuccini qui a San Giovanni Rotondo ci porta in questo mese di maggio alla mitica esperienza del capitolo delle Stuoie vissuto da San Francesco e dei suoi primi frati 800 anni fa. Molto brevemente, pensi che San Francesco abbia qualcosa da dire ai nostri giorni e alla generazione di oggi? San Francesco credo che fino alla fine della storia rimarrà un grande ispiratore. Non a caso si porta addosso questo attributo, l'Alter Christus. La sua vita rimane di ispirazione per moltissimi di noi. È una grande provocazione che non si spegne mai. Dopo 800 anni Francesco è ancora giovane. Siamo noi ad essere invecchiati e tutto il movimento che è nato da San Francesco in poi, che ha subito cambiamenti, che è crollato, poi si è rimesso in piedi. Francesco rimane un immenso ispiratore, lo sarà sempre. Grazie. E invece abbiamo il capitolo di Padre Pio. E quali sono gli aspetti della sua vita e della sua attività pastorale che te lo fanno sentire vicino? Per me Padre Pio è un padre. Se io dovessi in qualche maniera definirlo, io credo che è stato un grande padre che continua a esercitare la sua paternità. Lo sento anche un po' mio padre. E pensando al mio sacerdozio vorrei che un pezzettino della mia vita sacerdotale fosse un prolungamento della sua paternità. Grazie Don Luigi per questo tempo che ci hai dedicato e sicuramente è un capitolo della nostra TV. Torniamo insieme in diretta dalla chiesa di San Pio da Pietrelcina. Bella con anima francescana, eppur grandiosa. Un prodotto della santità di Padre Pio, per i frati cappuccini non vi sono dubbi. Il motore di questo enorme progetto che ha permesso di innalzare questo monumento di fede è stato lo stesso Padre Pio, come più volte ha detto il ministro provinciale dell'epoca, Fra Paolo Cuvino, durante l'inaugurazione. Sì, Valeria, perché questa splendida chiesa è stata proprio voluta dai confratelli per desiderio di Padre Pio, sì, perché Padre Pio aveva questo desiderio, quello di ingrandire, creare una chiesa nuova, grandissima, che accogliesse tutti i pellegrini che venivano qui a San Giovanni Rotondo. E immaginate proprio che nel primo luglio esattamente del 1959, quando fu consacrata la chiesa Santa Maria delle Grazie, Padre Pio definì quella piccola chiesetta una scatola, scherzosamente ovviamente, una scatola di fiammiferi. A San Giovanni Padre Pio è così vivo che nulla si farebbe senza che lui perlomeno lo avesse previsto, profetizzato o personalizzato. Dopo 10 anni esatti dall'inizio dei lavori, le porte di questo nuovo edificio del cristianesimo sono state aperte.
Questo tempio è stato costruito, edificato con la pietra del nostro Gargano, la pietra scavata, levigata, incastonata e impreziosita dall'arte del sapiente architetto che, prestando ascolto alle voci esterne, ma soprattutto a quelle di dentro che lo invitava ad accingersi a quest'opera grande, ha dato volto, figura, novità e suono alla pietra nuda, silente e inerte della nostra terra, sostenuto e accompagnato dall'interprete e mistagogo delle cose di Dio che nella liturgia e nei segni diventano fiumi di grazia certa. Queste le parole di Sua Eccellenza Monsignor Domenico D'Ambrosio durante la celebrazione della Santa Messa. E questa grande basilica è il luogo della felicità pasquale dei salvati dalla misericordia di Dio in Cristo. La grande basilica è un poderoso invito a farsi santi, a cominciare tra le sue grandi mura e sotto i suoi grandi archi il cammino della conversione alla santità, ad esempio ed espiazione di Padre Pio. E noi, Valeria, visto che alcune settimane fa, grazie alle nostre immagini, siamo entrati proprio nella chiesa, adesso grazie alla nostra regia andiamo a vedere i misteri e la bellezza della bellissima cappella dell'Eucarestia. A voi servizio. I pellegrini che vogliono pregare dinanzi alle reliquie del corpo di San Pio da Pietrelcina, varcata la soglia dell'ingresso nord della chiesa di San Pio, trovano alla loro sinistra una cappella. È il luogo dell'adorazione. In fondo c'è infatti la custodia eucaristica, custodita da un monolite di pietra lavica dell'Etna modellata da Floriano Bodini e impreziosita dalle sue formelle in argento, che rappresentano scene dell'Antico e Nuovo Testamento che fanno riferimento al sacramento dell'Eucaristia. La porta del tabernacolo è in argento balzato a mano, propone il tema del pellicano, un uccello che nell'antica simbologia cristiana rappresenta e significa proprio l'Eucaristia. Anche a Padre Pio era cara la figura del pellicano, da lui citato nel suo vasto epistolario a proposito dell'infinito amore di Dio per i suoi figli. Le pareti della cappella sono state impreziosite dagli affreschi dell'equipe dell'arte spirituale del Centro Aletti, guidata da Suor Elisa Galardi, agostiniana della Santissima Annunziata. L'opera rappresenta l'ottavo giorno, il giorno dell'eternità dell'uomo che si fa Cristo perché Cristo si è fatto uomo, il giorno dell'Eucarestia, il giorno senza tempo. Partendo dal tabernacolo, sulla parete sono rappresentati alcuni racconti biblici relativi alla resurrezione di Cristo, anzitutto Maria Maddalena con Gesù. Il Cristo alto, imponente, le indica la via della sua umanità pasquale come percorso per giungere al Padre Celeste. Subito dopo c'è la scena di Pietro e Giovanni al sepolcro. Pietro è colto nella corsa, mentre Giovanni è nell'atto di contemplare il sepolcro vuoto, in attesa dell'arrivo di Pietro. Infine è raffigurato Gesù, vestito da viandante, che parla con i due discepoli di Emmaus e spiega loro le scritture. Simbolicamente, il rotolo d'oro della parola è dischiuso su di lui, mentre egli indica il suo costato aperto, che traspare al di sotto della pergamena. I due lo invitano a rimanere con loro, indicando un'apertura sulla casa che lascia intravedere la tavola già preparata per la mensa. Con le famose parole, resta con noi perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Sull'altra parete, sempre partendo dal tabernacolo, c'è Gesù, riconosciuto dai discepoli di Emmaus nella frazione del pane. Successivamente è riprodotta la scena dello stupore dei due, che tornano a Gerusalemme dopo l'apparizione con il pane e con la parola. Infine sono rappresentati gli apostoli e gli altri che erano con loro mentre proclamano, all'arrivo dei discepoli di Emmaus, «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Sulla parete frontale è stato raffigurato un ampio squarcio della Gerusalemme celeste, il trono dell'agnello immolato e trionfante, circondato dalla Vergine Madre, da Giovanni Battista e da una schiera di santi. Sulla sinistra possiamo identificare alcuni santi francescani, tra cui lo stesso Francesco, Chiara e in alto, vicino all'agnello, Padre Pio.
mentre sulla destra si riconoscono alcuni santi del XX secolo, come il santo Papa Giovanni Paolo II e Madre Teresa di Calcutta. Nella parete in alto, di fronte al tabernacolo, c'è San Tommaso Apostolo, di fronte al costato di Cristo. È la rappresentazione dell'ottavo giorno, in cui la comunità cristiana, al cui centro è il Signore, confessa il credo. Dal costato del Figlio di Dio scaturiscono acqua, sangue e spirito, che alimentano la vita della Chiesa sposa di Cristo. Sul soffitto, alcune lingue di fuoco esprimono la discesa dello Spirito Santo, che si muove verso Tommaso e da Tommaso verso l'ottavo giorno, cioè verso la vita eterna. Nella parte alta delle pareti laterali è narrato il cantico delle creature di San Francesco. Sor Acqua, Frate Sole, Frate Vento, l'Altissimo Onnipotente Buon Signore, Sora Luna e le Stelle, sulla parete di sinistra, Sora Nostra Madre Terra, Frate Fuoco e Sora Nostra Morte Corporale. La parete posteriore della cappella è chiusa da una vetrata in vetro soffiato, vetro acrilico e pigmenti, ispirata alla preghiera eucaristica della Didache. I pannelli di sinistra rappresentano l'aurora e i vari momenti del ciclo di trasformazione del pane. Quelli di destra si aprono in un tramonto e illustrano il ciclo del vino. I due percorsi culminano nel pane e nel vino eucaristici. Il pannello centrale, invece, rappresenta la Chiesa, che si raccoglie dai quattro venti, cioè dai confini della terra, per confluire verso il suo compimento nel Regno di Dio. L'opera è di Michele Canzonieri, artista palermitano, che ha realizzato anche la porta d'ingresso sul tema «Le vergini savie e le stoffe». Giuseppe, siamo tornati a 8 settimane fa, quando tutto era iniziato, quando siamo stati ospiti dei nostri colleghi Francesco e Teresa nel periodo quaresimale. E Francesco, cosa ti ha portato questo nuovo viaggio, questa esperienza? Beh, cara Valeria, è stata una bella esperienza e colgo anche l'occasione per ringraziare Fran Nicola e i nostri tecnici che ci hanno supportato. Inoltre, come dicevo prima, è stata appunto un'esperienza che ha ingrandito il mio bagaglio culturale, inoltre mi ha permesso di conoscere nuovi luoghi e nuove persone, però comunque il mio servizio non si è concluso con questa esperienza, ma continua attraverso il servizio liturgico. Adesso in questo mese, durante il mese di maggio, attraverso la recita del Santo Rosario e comunque per tutto il resto dell'anno attraverso il mio servizio all'altare nei giorni festivi. Sì, e siamo anche qui con Teresa, il volto e la voce del nostro coro del Santo Rosario del mese mariano dedicato ai giovani. Teresa, cosa ha portato a te questa bellissima esperienza? Beh, innanzitutto ti volevo ringraziare per le bellissime parole che hai utilizzato, sono onorata di questo. E, per me questa esperienza è stata bellissima, indimenticabile. Inaspettatamente bella perché, come ha detto anche Francesco, ho ingrandito il mio bagaglio culturale sicuramente. Vivere questi luoghi in maniera più profonda, attraverso storie, persone dove ci raccontavano attraverso video o comunque nella loro particolarità, ecco, sono arrivate dritto al cuore. Per me far parte appunto del coro del Santo Rosario è un onore grandissimo. Colgo l'occasione anche per ringraziare tutti coloro che ci seguono per i numerosi messaggi di complimenti a noi tutti del convento, dei giovani che partecipano dal servizio liturgico al coro e a chi si presta anche a partecipare attraverso il portare l'icona della Madonna, che è un onore grandissimo. E che dire, grazie veramente di cuore, spero di continuare sempre queste bellissime avventure che sicuramente insegnano tante cose belle e speriamo anche di poter far avvicinare dei giovani alla fede attraverso questi bellissimi messaggi. Grazie a voi. Grazie a voi ragazzi e speriamo di vederci presto. Grazie. Grazie.
Giuseppe, in queste settimane mi sono sempre chiesta perché Padre Pio fosse uno dei santi più amati e mi sono detta che sicuramente la popolarità non si impone e non si inventa, ma nasce dal forte legame che c'è tra lui e la gente. Questo perché non si aspetta da lui miracoli e grazie, ma perché noi lo sentiamo vicino, come un padre, un fratello, e quindi ci vogliamo affidare, confidarci. Infatti, Valeria, questo è Padre Pio oggi ed era anche Padre Pio quando era in vita. Le testimonianze che ci hanno raccontato coloro che l'hanno conosciuto, che l'hanno vissuto, l'hanno definito uomo tra gli uomini, carico di sofferenza, come tutti i viventi, disponibile nell'ascolto non solo dei peccati, ma anche delle sofferenze. Padre Pio, vestito col saio di San Francesco d'Assisi, con i sandali, non pontificava sull'altare, ma celebrava il mistero dell'Eucarestia con un trasporto interiore che colpiva tutti. Non regalava soldi, ma dava solo benedizioni e rimproveri e non attirava la gente con sorriso e con parole sdolcinate, ma anzi l'allontanava quando scorgeva fanatismo e passionalità. La gente avverte che lui era ed era un santo vero, ed è qui la popolarità di Padre Pio. La gente ha bisogno di aiuto, di sostegno, di compagnia e lui è uno dei santi che noi sentiamo vicino. Sì, è un santo cappuccino che si mette al nostro fianco, ci dà parole di speranza, di coraggio, di conforto. Non è sopra di noi, ma è accanto a noi. Lui ci accompagna in ogni momento della giornata. Lui non ci sgrida con gli occhi, bensì ci accompagna col cuore, con la preghiera, con le sue opere di carità. Ci protegge ogni giorno. Quello che però farebbe felice Padre Pio e tutta la Chiesa è che Padre Pio non solo fosse uno dei santi più seguiti, ma anche il santo più imitato sulla via della santità. Proprio per questo abbiamo preparato un video per voi. Per capire la missione di Padre Pio da Pietrelcina in mezzo al popolo di Dio, occorre sottolineare la profondità e l'intensità della sua appartenenza a Dio. È stato un religioso eccezionale ed è stato un gigante nel servizio sacerdotale, perché era un uomo che completamente, irreversibilmente, apparteneva a Dio. Un'appartenenza nell'assoluto, nel concreto, nella quotidianità, nella ferialità. Un'appartenenza per essere Cristo nel mondo, per essere con Cristo nel mondo, ad indicare agli uomini la strada della speranza vera e del perdono. È stato un ministro che giorno dopo giorno, nel portare la croce, è diventato testimone del sacro, quel sacro che quotidianamente donava nella celebrazione dell'Eucaristia e nell'assoluzione dei peccatori pentiti. Ha testimoniato il sacro, inoltre, nella sua esistenza, nelle sue stimmate di cui Dio l'aveva segnato, ma soprattutto nell'offerta continua della sua volontà e della sua indicibile sofferenza come partecipazione alla redenzione del mondo. Ed è dentro questa realtà di celebrazione e di testimonianza, di ministero e di coinvolgimento che è diventato per tutti amministratore della salvezza. Un popolo di peccatori si è trasformato in un popolo in cammino verso la santità, perché un uomo con le mani forate tracciava un segno della croce nel nome di Dio. Diceva: io ti assolvo. Padre Pio è stato testimone del mistero della celebrazione dell'Eucaristia nel confessionale, nella fatica più dura ed efficace del pastore di anime, che è quella di ricondurre la pecora lontana al cuore del Padre, i pascoli eterni della parola di Dio, e questo significa una lunga, costante, coraggiosa pazienza. Qui si innesta il valore del sacerdozio e la vita di Padre Pio, sacerdote per tutti e per sempre. Valeria, siamo giunti all'ultima puntata. È stata un'esperienza formativa e bellissima, molto emozionante.
È vero Giuseppe, siamo arrivati alla fine di questo viaggio. All'inizio mi è stata fatta una domanda: cosa ti aspetti da questa esperienza? E ho risposto, sicuramente di arricchire il mio bagaglio. Ed oggi posso dire di aver arricchito il mio bagaglio culturale con queste meravigliose testimonianze, con queste esperienze, sicuramente con nuove amicizie. E questo è stato possibile grazie a chi ha creduto in me ed in noi. È un'esperienza che mi porterò dentro perché mi ha formata e soprattutto mi ha insegnato il significato di una frase che Padre Pio diceva spesso: ognuno di noi può dire Padre Pio è mio. Ebbene sì, non importa quale età tu abbia, che sia grande, piccolo, giovane, Padre Pio è di ognuno di noi ed era questo il nostro intento, l'intento del nostro programma. Sì, Valeria, è stata un'esperienza veramente emozionante. Veramente abbiamo conosciuto tantissimi posti, tantissimi personaggi, i nostri inviati. Voglio ringraziare anche i frati che ci hanno insegnato a noi giovani il vero valore della parola umiltà, dell'amore. Poi in quest'ultimo mese mariano vedere tantissimi giovani a Rosario è stato veramente emozionante, quindi un po' quello che ci è stato chiesto abbiamo risposto bene. Però sono emozionato adesso, essendo l'ultima puntata, a ringraziare veramente tutto lo staff. Parto dalla nostra regia con il nostro Vito Ciavarella, Saverio Pio Di Cosmo e Roberto Cocomazzi. Poi ci tengo a ringraziare la nostra redattrice Simona e il nostro redattore Francesco. E ci tengo a ringraziare Fran Nicola Monopoli, che ha creduto in noi dal primo giorno, e tutto lo staff di Padre Pio TV, ma soprattutto anche il direttore di Padre Pio TV, il signor Stefano Campanella, proprio per la bellissima opportunità che ci ha dato a noi giovani. Il ringraziamento più grande va a chi ci ha sostenuto attraverso la TV e attraverso i nostri social, perciò grazie a voi tutti, con la speranza di rivederci presto. Buona domenica!